La giornata come il mio umore, ragazzi. Buongiorno a tutti, buon sabato. Finito sta settimana. Sono veramente scusato se sti giorni, ragazzi, sto pubblicando un giorno sì, un giorno no. Credetemi, avete presente un limone? Quando spreme tutto il succo, tutto quanto il succo, poi vi rimane quella partilina bianca. Ecco, io in quel momento mi sento quella parte lì. Quindi scusatemi, veramente, non mi abbandonate mai, per favore. Vi devo chiedere scusa perché veramente non ho proprio il tempo materiale. Non ho veramente il tempo materiale di fare video, anche perché se dovessi fare video prettamente sul Milan potrei stare da qui fino a, non lo so, secondo me fino a Ferragosto, all'incirca fino a Ferragosto. Detto ciò, per quei pochi che seguono la mia nazionale, devo dire anche che ieri è stato praticamente un funerale. Avevo già in programma di non fare neanche il video perché avevo previsto e predetto l'uscita del Portogallo. Cioè, vedere, sapere, più che vedere, sapere che non vedremo più Ronaldo in una competizione europea, a meno che non andrà al mondiale tra 2 anni, mi inizia veramente a far venire un'ansia tremenda, una tristezza infinita. E nonostante ciò, ho fatto un europeo veramente fallimentare, è inutile venircelo a nascondere. Una Francia che va, diciamo, meritatamente in semifinale, che dove affronterà la Spagna. Oggi si incontrerà la parte destra del tabellone. Inghilterra contro chi è? Contro la Svizzera, e l'Olanda contro la Turchia. Vi devo dire che adesso è ufficiale, se l'Inghilterra arriva in finale, le schedine che vi ho fatto vedere 3 giorni fa, una delle tre pagherà. Quindi speriamo nell'Inghilterra. Stavamo parlando di Cristiano Ronaldo, ragazzi. Ha fatto quel che poteva, non Cristiano Ronaldo, ha fatto quel che poteva il Portogallo, perché comunque è una squadra veramente forte, secondo me, dei giocatori clamorosi. Con Ronaldo ha giocato un uomo in meno, ha veramente giocato un uomo in meno, inutile nasconderlo. Io ho postato delle robe su Instagram perché ho visto dei video stamattina che veramente le pugnalate al cuore mi avrebbero fatto veramente meno male. Detto ciò, vabbè, è la vita, anche gli dèi, purtroppo prima o poi anche gli dèi finiscono. E vedere Ronaldo seduto così, sconsolato, neanche a pianto, era talmente apatico che ha pianto tutta la partita prima. Oh, ragazzi, aveva preparato un europeo magistrale, continuava a sparare polpette a destra e sinistra. Ha floppato e tutto ciò mi dispiace. Ma detto ciò, parliamo del Milan adesso. Parliamo del Milan. Adesso c'è qualcosa di cui parlare. Oh, ragazzi, è sbarcato Fonseca, il nostro allenatore. È sbarcato il vostro allenatore. Ma guardate com'è felice il cielo. Guardate, adesso ve lo faccio vedere. Guardate com'è felice il cielo. È sbarcato il nostro allenatore. Non siete contenti? Oh, non siete contenti? È sbarcato il nostro allenatore. Guarda. Aspetta, guarda come sono contento, è sbarcato il nostro allenatore. Mannaggia la miseria, mannaggia, vedo la gente contenta e quante ve ne vorrei dire. Il nostro allenatore, il vostro allenatore, perché io non l'ho scelto di sicuro l'allenatore, quindi io spero che questo qua faccia il peggio possibile. Sarà andare contro il Milan, tanto questo qua il Milan non è. Adesso già mi sta partendo, oggi sono particolarmente stronzo, con quello che ho passato sta settimana. Domani so che riposo e faccio veramente, fiume in piena se devo iniziare a parlare del Milan. Siamo praticamente al 6 di luglio, Napoli che ufficializza Spinazzola, buongiorno, Marin, la Juve che ufficializza Kefren Turam, come cazzo si chiama lì, Douglas Luiz, Di Gregorio, l'Inter che ha preso già Zielinski, Taremi, adesso ha preso Joseph Martinez, il Milan. Chi cazzo ha preso il Milan? Ma chi ha preso il Milan? Noi che avevamo più necessità di tutti, abbiamo proprio, siamo sempre così a guardare gli altri. Io ieri ho pensato, quando stava tirando il rigore Teo Hernandez, rigore decisivo che ha sbattuto poi fuori il Portogallo, ho pensato in quel momento Furlani e Scaroni che erano lì davanti alla tele così, sbaglialo, perché questi non vedono l'ora che Teo Hernandez si faccia le ferie. E andate tranquilli che adesso siamo al 6 di luglio, prima che succederà qualche roba sul mercato, secondo me arriva
non dico il 25, fino al 25 di luglio, fino al 25 di luglio proprio garantito che non succederà niente, anche perché l'offerta per Emerson Royale è stata rifiutata, come giusto che sia, perché chiedere 25 milioni per un terzino destro che non è un fenomeno, non è di sicuro scarso. Chi vi dice che è scarso Emerson Royale, veramente andasse a guardare come si chiama l'hockey su ghiaia. L'hockey su ghiaia dovete andare a seguire chi dice che Emerson Royale è scarso. Non è scarso, è un terzino tra il buono e il discreto. Noi pensate da dove stiamo arrivando. Noi stiamo arrivando da un Calabria, eh? È molta gente che dice io mi tengo Florenzi. Ma Florenzi si tiene su con le corde. Con lo scotch si tiene su Florenzi. Con lo scotch si tiene su Florenzi. No, io tengo Florenzi piuttosto che Emerson Royale. Ma va a farti una cacata, va. Va a farti una cacata veramente. Questo è indefinito, proprio non ce l'ho con nessuno. Chi pensa che Emerson Royale è scarso, occhi su ghiaia. Detto ciò, questa mattina alle 10:30 stavo tornando al discorso di Fonseca. Questa mattina alle 10:30, sapete, io lavoro come driver in quel di Malpensa, proprio in quell'orario lì. Oh ragazzi, sono arrivato alla rotonda del Terminal 2. Non so se è al Terminal 2 o al Terminal 1, però li ho fatti tutti e due questa mattina. C'era una fila. Mamma mia, c'era una fila da Somma Lombardo, per chi sa chi della zona, da Somma Lombardo partiva. Una fila perché tutti dovevano andare a vedere sto Fonseca che sbarcava, o tutti. Erano tutti lì per cercare sto... E non l'ha trovato nessuno. E nonostante ciò ho visto che è arrivato veramente il nostro allenatore. Io, visto che questo qua non è il Milan, l'allenatore non è il mio, io spero che faccia di un male, che non arrivi neanche, non deve arrivare neanche alla festa dei morti. Io voglio veramente che deve diventare il Giampaolo. Questo qua deve diventare Giampaolo, così almeno quelli là si rendono conto che a novembre non arriveranno in Champions, così perlomeno si inizieranno a farsi qualche domanda, perché tanto vendere ce li hanno venduti quasi tutti. Adesso ci venderanno Teo, Benasser, sento parlare solo di cessioni. Teo, Benasser, Ciao, ho sentito addirittura che il Milan per Ciao, il Newcastle ha offerto 40 milioni. E il Milan, secondo il Milan, sono pochi. Ma secondo voi, uno che è stato pagato 6, 7, 8 milioni arriva il Newcastle con 40 e il Milan dice di no? Ma il Milan gli mette il fiocchettino rosa, gli mette anche il bigliettino, gli mette. E non lo accompagna neanche perché devono risparmiare soldi. Non lo accompagna neanche a San Siro, a Malpensa, per partire con l'aereo. Proprio gli dice ciao, arrivederci, ciao, proprio ciao. Ciao nel vero senso della parola. Quindi io spero veramente che questo qua arrivi a fare di un male, perché questo non è il mio allenatore, è un allenatore che ci hanno voluto, ci hanno obbligato. Quindi io, per quanto mi riguarda, non è il mio allenatore. Già mi stava sulle palle ai tempi della Roma, soltanto a guardarlo mi sembra, non lo so, mi sembra un attore porno vintage, mi sembra una cosa veramente, mi sta proprio già antipatico a prescindere. Mi dispiace e non chiederò scusa, se questo qua mi facesse vincere lo scudetto non chiederò scusa, ma neanche se mi venissero a cavarmi gli occhi, ve lo dico. L'ultima roba che volevo dire, su Morata, su Morata c'è da fare un bel discorsetto. Su Morata c'è una clausola di 13 milioni. Lui prenderebbe 5-6 milioni di euro. Il problema è che c'ha 32 anni. C'ha 32 anni. Secondo te il Milan vuole prendere Morata a quell'età, a quelle cifre? 13 milioni, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, noi vorremmo un prestito per Lukaku con il Chelsea che paga il 75-80% dello stipendio e continueremo a rimandare l'investimento per l'attaccante. Ma certo, ma secondo voi? E poi ho sentito addirittura il Milan non pensa solo a Zirkzee, il Milan pensa a Zirkzee più Morata. Cioè ragazzi, io vi dico già una roba, questi qua è già tanto se ve ne portano uno. Non ci credete alle stronzate che dicono, perché veramente già lo sanno che, come si dice, pasteggiare sul cadavere del Milan adesso come adesso è di una facilità estrema. Se in più voi ci mettete il fatto che, cioè, ci crediate a queste robe qua, siete fuori strada. Questi qua già è tanto se te ne portano uno. Te ne portano uno, e se proprio questi qua, tanto Zirkzee più Morata non ci credo neanche se lo vedo che li portano tutti e due. Ma secondo me arriverà addirittura a pensare il Milan, dirà Fonseca, cerca di rivalutarmi Origi, così me lo tengo lì, tanto lo pago 4 milioni e l'investimento non lo faccio. Metteteci la firma su questo, metteteci un fiocco come fa Striscia la Notizia e tornate in questo video quando succederà questa roba qua, va bene? Datemi un po' più retta nell'ultimo periodo, perché sul calciomercato io gli occhi li ho aperti con loro, cioè con me loro hanno vinto. Io non ce l'avevo, io quest'anno già so che è a metà tra farmi il sangue amaro e la rassegnazione. È una sensazione molto particolare che non saprei come definire.
Detto questo, ragazzi, io spero veramente che questa stagione, siamo soltanto a luglio, deve iniziare il più tardi possibile e finire il prima possibile, perché io quest'anno la vedo di un male che voi non avete neanche idea. Non vi ho detto di iscrivervi al canale, ragazzi, fatemi sapere sempre voi cosa ne pensate su Emerson Royal, ne ho dette tante di robe, Emerson Royal, su Morata, su... non mi ricordo neanche più, riguardate il video e vi saluto, ragazzi. Sono veramente cotto, vi richiedo un'altra volta scusa perché nell'ultimo periodo magari qualche giorno l'ho saltato, ma io sono sempre qui dietro le quinte che guardo tutto. Un bacio, ciao a tutti.